Questo filmato fa parte della collana Islam, il mistero delle sue origini storiche. Noi abbiamo già accennato nelle altre trasmissioni che l'Islam è più un mito che una vera realtà storica. Invitiamo i nostri amici musulmani a spiegarci di più sul Burak, perché loro come musulmani sanno dirci molto di più sicuramente. Venite, siete invitati anche a venire in trasmissione, oppure scrivere e arricchire, avviare, stimolare il dialogo interreligioso sulla chat. Quindi abbiamo iniziato la nuova serie dei video, delle lezioni, con il titolo Islam, il mistero delle sue origini storiche. Abbiamo trattato alcune storie nelle trasmissioni scorse, vi invito a chi non l'ha mai guardate di andarle a cercare, sono qui, ecco, facilmente riscontrabili sul canale. Questo adesso è un altro video che vuole considerare alcune storie strane, perché abbiamo visitato e parlato un po' della biografia del profeta Maometto scritta da Ibn Ishaq, e abbiamo riscontrato che era stato scritto circa 2 secoli dopo la sua morte. Questa storia la ritroviamo nella biografia di Ibn Ishaq, perché Maometto non l'ha mai raccontata a nessun testimone oculare, e nessun testimone oculare è riuscito a riferire questa narrazione. Quindi da dove Ibn Ishaq l'avrebbe trovata non lo sappiamo, non ci è dato di sapere nemmeno ai musulmani. Ora iniziamo con questo cavallo alato. Maometto ha volato su un cavallo alato. Sembra una favola per i bambini, come l'elefantino Jumbo, ma qui invece siamo su una cosa molto seria, perché è comunque uno dei punti di riferimento della fede dei musulmani. E mi soffermo un attimo: questo cavallo è una figura leggendaria proprio nel contesto dell'Islam ed è associata al profeta Maometto. Secondo la tradizione islamica, il Burak è un cavallo alato che avrebbe trasportato Maometto niente meno durante il suo viaggio notturno fra la Mecca e Gerusalemme. Quindi sono da Mecca a Gerusalemme sono circa 1.800-2.000 chilometri. Quindi in un battibaleno l'ha trasportato a Gerusalemme. Ora, nel racconto, nella narrazione degli Hadith si riscontra la storia del Burak. Sul Corano non c'è nulla del genere. Quindi è una tradizione scritta da Ibn Ishaq circa 200 anni dopo la morte di Maometto, quindi non abbiamo testimoni oculari. Nel racconto della tradizione si dice che Maometto sia stato trasportato con il Burak, con il cavallo alato, dalla Mecca a Gerusalemme, però dove avrebbe effettuato la sua ascesa poi da Gerusalemme ai 7 cieli. Per avvicinarsi a Allah. Si crede che Burak abbia ali simili a quelle di un'aquila, ecco, si ritiene, i musulmani così, ci sono varie idee però, e possa coprire grandi distanze in un solo balzo, in un salto soltanto. La descrizione però di Burak varia dalle diverse tradizioni islamiche. Vedete, generalmente, viene rappresentato come un animale bianco, dalla taglia più grande di un asino e più piccola di un mulo. Così si dice inoltre che abbia un viso umanoide e che sia dotato di ali che spuntano dalla schiena. Questa è una descrizione che si ricava dagli Hadith, ma sappiamo che gli Hadith ripescono naturalmente tutto il materiale dalla biografia di Maometto, e che è uscita prima degli Hadith. La storia di Burak è importante per i musulmani poiché sottolinea la natura miracolosa e la connessione spirituale di Maometto con Allah. Tuttavia,
È importante notare che la figura del Burak è considerata leggendaria anche dai musulmani e non ha una base storica. Nemmeno i musulmani hanno riscontrato che non ha una base storica verificabile al di fuori dei testi religiosi e delle tradizioni islamiche che sono uscite posteriori di circa 300 anni dopo la morte di Maometto. La biografia è uscita circa 170 anni dopo la morte di Maometto. Poi però, per essere più precisi, Ibn Ishaq non poteva portare a termine la biografia perché è morto prematuramente e l'ha preso poi un altro autore che si chiamerà Ibn Hisham. A volte i nostri amici musulmani ci dicono da chi è scritto il Vangelo? Secondo Giovanni, secondo Matteo, secondo Luca, secondo... Chi è l'autore del Vangelo? Per scherzare, no? Lo dicono. Però noi diciamo la stessa cosa. La biografia da chi è scritto? È una biografia secondo Ibn Ishaq o è una biografia secondo Ibn Hisham? Perché nella tradizione islamica i musulmani hanno accertato ed è risaputo che Ibn Hisham ha rimaneggiato la precedente biografia incompleta dell'amico Ibn Ishaq. Allah avrebbe prestato quindi un cavallo alato al profeta che si chiamava Burak. Burak vuol dire lampo. Secondo la tradizione islamica è un destriero mistico venuto dal paradiso islamico destinato alla cavalcatura di vari profeti, specialmente di Maometto. È frequente nell'arte islamica, col passare del tempo, questa creatura ha assunto nelle raffigurazioni la foggia di un cavallo alato dalla testa di donna e la coda da pavone. Stride questo, no? Stride perché veniamo sempre criticati che noi usiamo certi simboli religiosi, però, come la croce, però qui loro hanno i loro simboli, perfino mitologici, almeno la croce è un fatto storico, inoppugnabile. Ma qua i stessi musulmani ammettono che è una leggenda. E perché allora parlarne? Perché allora credere in questa cosa metà della popolazione islamica nel mondo? Perché? Che bisogno c'è? Vorremmo anche noi sottolineare questa incoerenza, che se così possiamo dirla, perché è una figura presente nella tradizione islamica. Secondo la narrazione islamica, il Burak è un cavallo alato che è stato descritto come il mezzo di trasporto utilizzato dal profeta. E Maometto, durante quel viaggio notturno, che si dice Isra, Isra, viaggiò con un battibaleno, in un colpo di ciglio, arrivò a Gerusalemme da Mecca e successivamente farà un'ascensione al cielo, Miraj, si dice. Pensate un po' che questo Burak è ricordato pure come la cavalcatura di Ibrahim quando visitò la sua concubina Agar e il loro figlio. Secondo la tradizione, Ibrahim viveva con la moglie Sara nella regione siriana, così dice l'Islam, ma Burak lo avrebbe trasportato in una sola mattinata alla Mecca, quindi dalla Siria alla Mecca in una mattinata, in due ore forse, per vedere l'altra sua famiglia, riportandolo poi indietro alla moglie Sara. Queste sono due immagini, vedete l'arte raffigura molto spesso il cavallo, vedete lì c'è anche una figura umanoide del cavallo nella vignetta a destra che rappresenta una donna. Poi il cavallo in questo disegno, in questa miniatura, non si intravedono le ali, non si intravedono le ali. Mentre Burak è quasi sempre raffigurato con una faccia umana nell'arte persiana e dell'estremo oriente islamico, nessun hadith fa riferimento del primo Islam che alluda alle fattezze umane del Burak, quindi sono subentrate successivamente queste immagini
con il viso umanoide del cavallo volante. Un brano di Sahib Bukhari descrive Al-Burak: è un animale bianco, più piccolo di un mulo e più grande di un asino. La falcata dell'animale, avrebbe detto Maometto, era tanto ampia che raggiungeva il punto più lontano visibile dalla bestia. Di solito il Burak è rappresentato come un quadrupede alato, con un volto di donna e coda di pavone. L'immagine di Burak varia anche a seconda delle epoche. Può somigliare a un asino, un mulo o un cervo, dicono addirittura nella tradizione. Ibn Ishaq lo descrive nella sua sira, nella sua biografia, nella sira, come un animale tra il mulo e l'asino. Ma lui come fa a saperlo? Ma come può dire una persona 170 anni dopo i fatti che sta narrando senza testimoni oculari? Non è scientifico, non è scientifico, non è plausibile. Un uomo che va a cavallo volante alla velocità del suono mi sembra poco serio, anche è una contraddizione per il loro principio che hanno contro gli iconoclasti. La tradizione narra che nel VII secolo Burak fu incaricato dall'angelo Gabriele di portare il profeta dell'Islam con un miracoloso tragitto avvenuto di notte Isra, dalla Mecca a Gerusalemme, città poi identificate, prima che egli intraprendesse l'ascesa per i sette cieli, Miraj. Burak avrebbe portato in precedenza, abbiamo visto prima, anche Abramo, quando il patriarca si recò alla Mecca in visita al figlio Ismaele. Il Burak avrebbe portato Maometto da Gerusalemme attraverso i cieli, consentendo di incontrare i profeti dell'Islam e di avvicinarsi alla presenza divina. Questo evento è considerato di grande importanza nella fede islamica e viene celebrato come uno degli avvenimenti più significativi della vita di Maometto. Va anche sottolineato che il Burak e gli eventi ad esso associati sono considerati dalla maggior parte dei musulmani però come aspetti di fede e non come fatti storicamente documentati, mentre altri invece, ci sono tanti altri che sono contrari, affermano che quel tragitto è avvenuto corporalmente, altri dicono no, per lo spirito, nello spirito. Quindi il mondo islamico è diviso su questo Burak. Quando voi parlate con i musulmani, chiedetegli: tu credi nel Burak? Tu che sei musulmano, mi vuoi parlare del Burak? Chi meglio di te mi può raccontare chi era questo Burak? E io poi, se vuoi, ti posso fare delle domande.